Ciao a tutti e ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Vi dico subito che questo video lo stavo già registrando, poi a un certo punto mi sono accorto di non aver attivato il microfono, quindi ho ricominciato. L'ho messo in questa posizione per un motivo, perché oggi avrò da mostrarvi diverse cose, quindi ho montato tutta una struttura che ci permetterà di andare nel dettaglio. Per un motivo, sto cercando di ritrovare tutte le mie cassette, anzi le mie custodie più che cassette, le mie custodie originali dei giochi Pokémon. Per questo che ho chiesto a mia sorella di andare a recuperare un po' di quelli che avevo lasciato a casa nei miei genitori. Ora ve ne mostro soltanto due, tra l'altro, questo meraviglioso, ma lo vedremo poi nel dettaglio all'interno della prossima scena. Per un motivo, volevo creare un angolino lì alle mie spalle in cui andavo a inserire tutti i miei giochi. Durante la ricerca di questi box, di queste scatole, tra l'altro alcune non sono più in mio possesso o non sono mai state in mio possesso e quindi le ho ordinate su Vinted, e poi arriverà un video in cui vi mostrerò quello che ho andato a prendere su Vinted tempo al tempo, però in passato proprio qui su YouTube avevamo fatto degli unboxing di prodotti derivanti da Vinted, perché per un motivo volevo ancora completare la mia collezione di cartucce. Però a un certo punto, durante uno di quegli unboxing, vi avevo detto che avevo perso tutti i Pokémon che avevo passato sulla mia versione di Zaffiro Alpha. E il problema è che dentro quella cartuccia io avevo salvato tutti i Pokémon più importanti che possedevo e che avevo portato dal Game Boy Advance, direttamente da Zaffiro anche, la mia cartuccia di Zaffiro che magari potremmo esplorare insieme qui una volta a livello di salvataggio. Tutti i Pokémon, da quelli che avevo catturato all'interno del GameCube con Pokémon XD, cioè era tutto lì dentro. Data dispersa. Anni e anni di ricordi cancellati completamente. Purtroppo mi ricordavo male, anzi, per fortuna mi ricordavo male, perché quei Pokémon non sono mai arrivati in sesta generazione, ma si sono fermati alla quinta. Io avevo comprato anche una nuova versione di Pokémon Bianco, lo ricorderete dagli unboxing, ma ho ritrovato la mia vecchia versione di Pokémon Bianco, dove avevo stragiocato. Apro e chiudo una parentesi. Sta per arrivare un nuovo contenuto su Pokémon Bianco e sarà un super contenuto. Non so quando arriverà, magari ci vorranno mesi, ma ci sto lavorando e secondo me verrà fuori qualcosa di strepitoso, di meraviglioso. Chiudo la parentesi e vi lascio un pochettino anche questa voglia di andare ad osservare questo tipo di contenuto che arriverà. Non so bene quando, ma arriverà. E allora cos'è successo? Che durante appunto questa ricerca sono saltate fuori delle cose molto interessanti e oggi le andiamo a vedere insieme. E quindi armiamoci del nostro DS che ci servirà tra poco, ma prima andiamo a vedere quelle che sono le versioni che sono state recuperate. Perla, di cui avevo già la cassettina qui a casa, ma ora ho anche ovviamente la sua custodia originale, non in perfette condizioni, ma diciamo che ha i suoi anni. E ci sono un po' di segni di battaglia. Argento Soul Silver, e questo è credo il miglior gioco Pokémon che sia mai stato fatto, questo è di gran lunga il mio gioco Pokémon preferito e lo sto finendo, in realtà lo sto rigiocando con soltanto Gengar, è una solo run con solo Gengar, mi manca soltanto rabattere Lance e per poi andare a festeggiare di essere campione della regione di Johto e andare a Kanto per completare il gioco, ma questo è un remake incredibile e sono felice di aver ritrovato anche la sua versione, la custodia originale, perché è molto molto bella con queste possibilità di andare a vedere i giochi di luce, perché è una copertina quasi tridimensionale, possiamo dire così. E poi Bianco 2, al suo interno invece c'è la cartuccia di Bianco 2 ed è per questo che avremo il nostro DS, perché andremo a valutarle, ma soprattutto c'è Pokémon Bianco. Ed è ironico come per me Pokémon Bianco e Pokémon Nero, comunque la quinta generazione, siano la generazione peggiore, ma per motivi chiari che poi andrò a descrivervi, non i giochi peggiori, ma la generazione peggiore. Perché è proprio qui che si nascondono tutti i Pokémon che invece ho allevato durante gli anni. E dov'è Pokémon Bianco? E dov'è finito Pokémon Bianco? Com'è possibile? Piccola spiegazione, mentre ieri sera mia sorella provava le cartucce, l'ha lasciata inserita nel DS, quindi sono appena andato
a recuperarla. Sembra veramente un'odissea, perché i miei Pokémon che sembravano persi prima in una cartuccia, poi ritrovati qua, poi la cartuccia non c'era, poi ora sono finalmente tornati in possesso, sembrano destinati a essere persi per sempre. Ma adesso la inseriamo appena torno a casa e vediamo cosa c'è dentro. Sono finalmente arrivato a casa, corro a provarli. Ciao amore, guarda cosa c'è. Guarda cosa c'è qua. Ciao patata. Potrebbe essere la volta buona? Chissà. Prima ho provato anche Bianco 2, ma al suo interno c'era soltanto un Poliwag. Avevo scambiato qualsiasi cosa. Ora che invece sono tornato finalmente con la mia cartuccia di Pokémon Bianco, possiamo andare nel vivo di questo video. Non mi sembra vero e spero che possa andare tutto correttamente, perché fino adesso ci sono stati un po' troppi impedimenti, diciamo così. È da una vita che non trovo questi Pokémon. Ricordo che durante il Covid avevo cercato per tutta casa quella versione di Zaffiro senza trovarla, senza capire che effettivamente i Pokémon non erano mai arrivati in sesta gen. Non vedo l'ora di andarli a rivedere. I Pokémon a cui tengo di più presenti su questa cartuccia sono alcuni Pokémon che vengono da Zaffiro, ma per Game Boy Advance, e sono quelli che mi hanno accompagnato nell'avventura più grande che ho giocato su Zaffiro. Stiamo parlando di uno Swampert, sicuramente, a livello 100, di nome Swampy, che è stato un Mudkip fino a livello 98, di uno Swillow e di probabilmente un Milotic, tra gli altri. Questi sono i tre principali che mi ricordo. Eccoli qua, versione bianca, gioca Red a Sciroccopoli, 293 Pokémon nel Pokédex. In questa versione sono nascosti tantissimi Pokémon che ho ottenuto durante tutta la mia carriera da allenatore di Pokémon e non solo. Sono presenti anche dei Pokémon probabilmente generati con dei codici che mi sono stati scambiati. All'epoca andava fortissimo questa cosa su DS. E ora andiamo a vedere intanto la squadra. Che squadra abbiamo? Allora, attenzione. Abbiamo un Raikou di livello 100 e questo è quello che ti davano probabilmente alla GameStop, se ricordo bene, dato che stiamo parlando di quello Shiny con Forza Sfera, esattamente. Stiamo parlando di un ottenimento nel 2013, quindi ben 11 anni fa. Portano nel bosco sgarimento. Ah, ok, portandolo nel bosco sgarimento avresti a disposizione l'evento di Zoroark, se ben ricordo, una roba del genere. C'è veramente un sacco di roba, perché mia sorella mi ha mandato qualche foto. Allora, andiamo a vedere un po' di Pokémon. Abbiamo un Espeon a livello 89, ci interessa poco. Un Mewtwo che probabilmente viene da Johto, però è roba mia. C'è il mio Nick. Un Gengar a livello 100, un Ho-Oh a livello 72, probabilmente anche questo arriva dalla quarta gen, Salamence, Lucario, oh bello questo, me lo ricordo, Lucario. Abbiamo un Tyranitar, chissà che questo non sia il Tyranitar, questo dovrebbe essere il Tyranitar ecco, esatto, di Pokémon Colosseum, questo era quello ombra. Perché qui dentro ci sono anche tutti i Pokémon che mi ero scambiato da Pokémon Colosseum. Questo è il Tyranitar Ombra. Eccoli qua. Allora, Pampi, Groudon, Moltres, Giratina. Questo è il Giraci di Pokémon Channel. Questo è il Giraci di Pokémon Channel. Pazzesco. Che bello, li ho ritrovati. Voi non potete capire quanto io sia felice di questa cosa. Pensavo di averli persi per sempre. Questi sono dei gran ricordi, ragazzi. Un altro Mewtwo, livello 100 questo. E qui iniziamo ad arrivare invece. Eccoci qua. Voi non potete capire quanto io sia felice di averlo ritrovato. Arriva da Owen a Wes, perché mi chiamavo Wes all'interno di quel salvataggio. È vero? E chissà qual è stato il primo giorno in cui veramente ho preso questo Mudkip, ma io ero piccolino. Probabilmente andavo alle medie, tra le medie o comunque la prima superiore, qualcosa del genere. Meraviglioso. Ha vinto anche una gara a Owen. Meraviglioso. Questo lo porto assolutamente su Pokémon. Questo è in assoluto il mio Pokémon preferito. Quanti ricordi, perché è davvero il Pokémon più vecchio che posso avere a disposizione. In assoluto. È il più antico. Quello con cui ho combattuto più battaglie. Questo invece sì. Se non erro, questo è di Wes. No, Luca. C'è un Kyogre che avevo allenato all'interno di quella cartuccia, sono sicuro. Questo viene da quella cartuccia, ma non era mio. Se ben ricordo, me l'hanno scambiato. Si chiama sempre Luca il ragazzo che me l'ha scambiato, ma
non era mio, ma viene dallo stesso salvataggio, perché all'epoca Phoebus era praticamente impossibile da trovare, era difficilissimo, e quindi me l'aveva scambiato. Questo invece dovrebbe essere di Wes. No, Luca anche questo, come non detto, ma... Ok, infatti ha un AO differente. Qui andiamo su Wes. No, anche questo. Allora non è neanche questo lo Swillow. Chissà dove è finito quello Swillow. Io ero convinto fosse questo. Livello 100, tra l'altro. Arrivato da Owen. Quanti nickname differenti ho avuto. Guardate come lo scrivevo addirittura. E guardate quanto ero bimbo minchia all'epoca, quando scrivevo in questo modo, ma... ero veramente piccolo. Warren, ce n'è anche uno shiny, se non ricordo male, che ho trovato io, che ho catturato io. Ah, o Paolo, non so chi sia. I Regi, anche questi livello 100, ma quanta roba ho fatto. Ecco, questo è l'Empoleon invece di Pokémon Perla. Ditoso 92, questo è di Pokémon Perla. Questo è stato il mio primo starter di quarta gen in assoluto. Oh, dove andiamo? Guardate qua quanti fiocchi. Il mio primo starter di quarta gen. Che bei ricordi, cavolo. Altri cani leggendari, eccoli qua. I cani shiny, di cui parlavamo prima, di cui ho Raikou. Forse anche questo Hitmontop viene da Colosseum. Era quell'ombra? Era quell'ombra. Questo è l'Hitmontop ombra. Quindi altri Pokémon che vengano dal GameCube. Manaphy? No, Fione, scusate, Fione. Questo invece mi è stato scambiato, mi sa. Da uovo. Questo mi sa che l'ho aperto da uovo. Mi avevano scambiato l'uovo da Pokémon Ranger. Eccolo qui. Questo è Wes. No, Luca. Allora un altro salvataggio ancora. Ma questo l'ho catturato io. Questo l'ho proprio catturato io. È uno shiny che ho trovato. E se... forse è stato il mio primo shiny. Oltre ovviamente a Gyarados rosso. Ma questo forse è stato il primo shiny che ho trovato in assoluto. Questo è un box che si chiama Battling. Quindi chissà. Questi dovrebbero essere tutti competitivi. Questi sono tutti Pokémon competitivi. Chissà in che modo sono arrivati qua. Un Gyarados rosso. Pazzesco, questi Pokémon potevano mega evolversi se portati in X e Y. Quante cose. Quanti Pokémon. Mi ricorda tantissimo il meta, ecco, questo non sarà mai legit, il meta di Bianco e Nero, che è stato secondo me il meta più bello. In assoluto, questo addirittura c'ha il Pokerus. Beh, intanto abbiamo ritrovato Swampert, che era la cosa più importante da fare. Ora vado alla ricerca di quegli altri, però. Ok, voglio provare a trasferirmi sulla banca Pokémon questi, che sono quelli a cui tengo di più in assoluto, perché ho ricordi di questi Pokémon. Quindi salvo il gioco e poi vado a prendere il mio vero 3DS per iniziare il trasferimento. Ora, vediamo se mi ricordo come si fa, perché tutte le volte che devo fare dei trasferimenti da 3DS o comunque DS a Switch faccio sempre un po' di fatica. D'accordo, assolutamente. Sì, perfetto, eccoli qua, presi tutti e sei, messi nella banca, possiamo salvare. Codice inserito correttamente, molto molto bene. E allora possiamo finalmente passare qui e andare a vedere i nostri Pokémon. E finalmente eccoli qua, ecco i Pokémon. Non tutti possono arrivare effettivamente su Scarlatto, ma qualcuno sì. Qualcuno ci può arrivare. Guarda, guarda che bello. Guardalo, eccolo qui, è vivo. Purtroppo rimane la data del 2013, anche se questa non corrisponde al vero per questi Pokémon. Sono molto più vecchi. Eccolo qui. Eccolo qui. Finalmente è arrivato. Eccolo qua, Swampert. Finalmente. È vivo. È lui. Ci facciamo proprio una bella lotta adesso. Contro Bellybolt, ci sto. Swampert, che non ha mosse di tipo ovviamente terra per combattere un Pokémon elettrico, ma ci sta, andiamo con Fanghiglia allora. Guarda che bello che sei. Direttamente dal mio Pokémon Zaffiro. Bravo Swampert, hai vinto, grande. Pare che abbia attraversato il tempo e lo spazio per giungere fino a te da Owen. Wes 13524. Invece questo è l'Empoleon di Perla, Toso 92 10303. Invece no. Quindi è stato resettato quel salvataggio. Volevo cercare le tracce di quello Swellow, ma temo che ormai sia perso per sempre. Mi piaceva giusto un po' Mudkip in evolutiva, eh? Questo per dire è il Pokémon Perla dell'Empoleon famoso ed è stato iniziato il 27 luglio 2007, quindi è ancora la mia partita originale a Pokémon Perla. Quindi Empoleon non è del 2013 ma è del 2007 e Swampert è decisamente più vecchio.
Ragazzi, questo è stato un video lungo e faticoso, ma con un lieto fine. Swampert è stato finalmente ritrovato. Spero che vi siate divertiti in queste mille peripezie, in queste mille difficoltà per riuscire a portare un Pokémon dalla generazione 3, ovviamente, alla generazione 9. Ha veramente viaggiato nello spazio e nel tempo, letteralmente, come ci ha detto, all'interno di Scarlatto. E finalmente Swampert è di nuovo con me. Fatemi sapere se voi avete perso i vostri Pokémon di quando eravate piccoli, se invece ce li avete ancora. Sono molto curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti. E grazie per aver visto fino a questo punto. Al prossimo video. Ciao!